Sia lodato Gesù Cristo. Ci prepariamo alla liturgia del venerdì della 27ª settimana. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo. Che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, e che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge, risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno. Perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani, e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere. Gli diede l'eredità delle genti. Alleluia, alleluia. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano?
Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna, allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. Rimaniamo per qualche istante in silenzio, ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Invochiamo lo Spirito Santo, vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Bene, carissimi, al centro di questa liturgia c'è la Trinità. La Trinità che è verità. La Trinità invincibile. La Trinità che ha creato tutto. E ha creato anche gli angeli che poi sono diventati demoni. Per il loro peccato sono diventati diavoli, da che erano angeli buoni. La Trinità, il centro delle letture, il centro della liturgia, che quindi ci dice, e quindi le letture ci dicono e la liturgia ci dice, che Dio esiste, Dio c'è. L'insegnamento più fondamentale della parola di Dio è riguardante Dio. Appunto questo insegnamento afferma innanzitutto l'esistenza di Dio. Dio esiste, super esiste, Dio supera infinitamente tutto quello che noi possiamo dire di lui, eh? Dio super è, super esiste, Dio
è infinitamente superreale, infinitamente superreale. Infinitamente super realtà, più reale di tutto è Dio. Più reale di tutto è Dio. Capite? Questo è l'insegnamento più fondamentale che ci dà la Sacra Scrittura. Quindi la Sacra Scrittura ci chiama innanzitutto a renderci conto che Dio c'è, che Dio super è, infinitamente super è, e d'altra parte noi siamo ciechi, cari fratelli, non lo vediamo. In questo senso non lo vediamo. È lui che si fa conoscere a noi. Siamo ciechi e dobbiamo credere in lui. Non lo vediamo, lo vedremo in cielo se ci andremo. Oggi dobbiamo credere in Lui. Guardate, questo è l'insegnamento più fondamentale per noi che ci viene dalla Sacra Scrittura, eh? E non rendersi conto di questo è molto pericoloso. Perché? Perché, vedete, specie in questi tempi, ma forse anche in altri tempi, l'attacco contro di noi è un attacco proprio contro la fede. Pensare ad altri messaggi della Sacra Scrittura e non rendersi conto che questo è il messaggio più fondamentale per noi, ha effetti molto gravi per la nostra vita spirituale. Perché? Perché appunto il combattimento in questi tempi è in tanti casi proprio riguardante la fede. Molti non credono e lavorano per toglierci la fede, per non farci credere. Dobbiamo renderci conto di questo, cari fratelli. Quindi aprire la Sacra Scrittura ci deve portare innanzitutto a pregare perché la nostra fede sia forte. E d'altra parte dobbiamo renderci conto che esistono due libri nei quali, attraverso i quali Dio si rivela. C'è il libro della Sacra Scrittura, ma poi c'è il libro della creazione, eh? E attraverso questi due libri Dio ci parla di sé, della sua esistenza. La creazione, attraverso il libro della creazione, Dio ci dice che lui infinitamente super esiste. Cioè il libro della creazione ha come insegnamento fondamentale Dio e quindi la sua esistenza. Dio infinitamente super esiste. La creazione tutta ci dice principalmente questo, eh? Vedete, questo è molto importante, perché per tanti, appunto, il libro della creazione, a parte il fatto che non è un libro, ma per tanti, o forse per tantissimi, o per la stragrande maggioranza, no? Forse per tantissime persone, la creazione non ci parla di Dio. Il mondo, l'universo non ci parla di Dio. Invece, cari fratelli, noi, ecco, partendo proprio dall'insegnamento che ci dona Dio nella Sacra Scrittura,
Dobbiamo dire che la scrittura, ma anche la creazione, ci parlano innanzitutto di Dio, ci dicono innanzitutto che Dio esiste. Signore, aumenta la nostra fede perché possiamo capire questo. E ci dicono che Dio è infinitamente super esiste, che Dio è infinitamente super reale, che Dio è infinitamente super ci ama, ci infinitamente super ama. Questo è l'insegnamento fondamentale. La parola di Dio, ma poi anche la creazione, ci dicono che noi siamo stati creati da Dio, non soltanto il mondo che è intorno a noi, ma io, tu, siamo stati creati da Dio. Il nostro stesso essere, tutto il nostro essere creato, essere appunto il nostro essere, che è un essere creato, grida l'esistenza del creatore, che è Dio, che è la Trinità. Questo dobbiamo mettercelo ben, appunto, custodito nel cuore, nella mente. Dio esiste. Vitamente super esiste. E allora dobbiamo pregare perché la nostra fede sia forte in Dio. Dobbiamo pregare perché possiamo conoscere sempre più questo Dio, cari fratelli, Dobbiamo pregare perché la nostra fede in Dio sia sempre più forte. Perché vedete, Dio ci ama. Dio è infinitamente super reale. E Dio ci vuole salvare, Dio ci vuole portare in cielo. Per andare in cielo dobbiamo avere la fede. Dio vuole vivere pienamente noi in questo mondo e perché questo si realizzi occorre la nostra fede. Senza fede Dio non può essere, Dio non si può rendere, non può venire in noi, non si può manifestare pienamente in noi, cari fratelli. Non può parlare attraverso di noi, non può agire attraverso di noi. Questo mi pare, ecco, non mi pare, questo è fondamentale. Allora vedete, la Sacra Scrittura ci dà questo insegnamento fondamentale e ci dice anche che, ecco, Dio vuole appunto donarci fede e ci dice che dobbiamo collaborare con la sua opera. Quindi dobbiamo pregare, pregare. Mettersi in mano la Sacra Scrittura, vedete, ci deve portare innanzitutto a pregare. Perché? Perché la nostra fede sia forte. Signore, aumenta la mia fede. Signore, donami la fede dei santi. Signore, fa che io sia radicalmente convinto della tua esistenza. E questa deve essere la preghiera che noi dobbiamo fare continuamente, e soprattutto, ripeto, in questi tempi. Signore, aumenta la mia fede, dammi la fede dei santi. Dammi la fede di Maria Santissima. Fammi partecipare alla tua sapienza mediante la fede. Signore, rendimi una persona veramente esperta nella fede. Signore, liberami da ogni incredulità. Signore, donami la tua luce. Donami una fede ardente. Lo Spirito Santo ci vuole dare una fede ardente. Dio si vuole far conoscere a noi in pienezza e Dio ci vuole donare non soltanto di avere la fede, ma di aiutare gli altri ad avere la fede. Questo è l'insegnamento fondamentale e su questo io sto molto battendo, soprattutto in questi ultimi tempi, la fede. Combattimento spirituale contro la carne, contro il mondo, contro il demonio, è innanzitutto un combattimento per la nostra fede, perché il demonio, la carne, il mondo ci vogliono togliere la fede. Ricordatevelo bene, qui oggi abbiamo sentito parlare del demonio. Bene, sappiate che il demonio vi vuole togliere la fede.
Satana ci vuole togliere. Quando il demonio riesce a toglierci la fede, ha fatto l'opera più efficace, per la nostra dannazione. Quando il demonio riesce a toglierci la fede, ha fatto l'opera migliore, più efficace per la nostra dannazione. Dobbiamo rendercene conto di questo, Perché, vedete, quando il diavolo riesce a toglierci la fede, vedete, il suo attacco è sommamente efficace. Perché? Perché se il demonio riesce a toglierci la fede, ci toglie insieme con la fede tutto, la carità e anche in certo modo la disposizione, Ecco, ci toglie la disposizione ad avere la carità, la disposizione a pregare. Guardate che quando si perde la fede, appunto, è come un palazzo che perde le fondamenta, quindi crolla radicalmente, Quindi dobbiamo combattere contro queste potenze nemiche. Chi è che insidia la nostra fede, cari fratelli? Questi tre nemici spirituali: demonio, la carne, il mondo. Già ieri ne parlavo di questi nemici spirituali, che lavorano proprio per toglierci la fede, innanzitutto, Quando, vedete, quando il demonio riesce a toglierci la fede, crolla tutto. Crollano anche i comandamenti, perché i comandamenti, se non hai fede, che cosa sono? Ma sono delle parole umane, oppure sono degli inganni umani. Magari ci sono persone che pensano che i comandamenti sono delle parole umane che servono per ingannarci. Signore, aumenta la nostra fede. La fede ci dice che esiste il diavolo, È la fede che ti dice che esiste il demonio, la carne, il mondo come nemici spirituali. Ne parla la Sacra Scrittura di questi nemici spirituali, Quindi, vedete, dobbiamo pregare per rimanere forti nella fede, San Paolo scrive la lettera ai Galati, in particolare proprio per riportarli alla vera fede. Gesù oggi nel Vangelo ci parla dell'azione del diavolo, il demonio, il quale appunto si oppone alla fede. Il demonio lavora perché noi non abbiamo fede. Opera in tutte le forme, possiamo dire, in tutti i modi, a lui possibili. Il demonio può fare quello che Dio gli permette di fare, ricordiamocelo bene. E appunto all'interno di questa permissione il demonio cerca di lavorare in una maniera più forte ed efficace per toglierci la fede. Signore, aumenta la nostra fede. Dobbiamo orientare la nostra vita di preghiera innanzitutto all'acquisizione di una fede perfetta. Quindi dobbiamo chiedere continuamente al Signore di avere una fede forte, una fede sempre più forte, una fede contagiosa, sempre più contagiosa, una fede ardente, sempre più ardente.
Impegniamoci a lavorare per crescere nella fede, cari fratelli. Quando, vedete, la scrittura ci parla di Cristo che libera da Satana, ci vuole dire che dobbiamo credere questo, che Cristo è Dio uomo, quindi è il Signore al quale deve obbedire il diavolo. Obbedire Satana. Satana deve obbedire a Cristo. Battaglia, ecco, la fede è una vittoria. Avere fede è una vittoria nostra sulla carne, sul diavolo e sul mondo. Signore, aiutaci a vincere questa battaglia. Il demonio, il mondo, la carne lavorano in maniera intensa, in maniera subdola per toglierci la fede, per non farci credere che il creato ci parla del creatore continuamente. Questo è un lavoro fondamentale che realizza il mondo e il demonio particolare. Che cosa appunto? Cosa ci dice dunque il creato? Potrei chiedere a tanti scienziati atei o non cristiani, che cosa ci dice il creato? Il creato è un libro in cui ci parla il creatore, tanti vi diranno di no. Invece noi dobbiamo dire questo, Il creato ci parla del creatore, innanzitutto. Questo creatore super reale ci super ama, vuole venire in noi. Grazie Signore che vuoi venire in noi, vuoi manifestarti in noi e ci vuoi donare di trionfare su Satana, sulle tentazioni del diavolo. Vedete, oggi Gesù lo vediamo scacciare un demonio. Ecco, Gesù vince, ha vinto Satana, Gesù ci dona di vincere su Satana. Io ho dietro di me, potete vedere proprio l'immagine di San Michele che stritola Satana, ma San Michele è pieno della forza di Dio, Pieno della forza di Dio, e in questa forza schiaccia Satana, stritola Satana. E noi, se vogliamo stritolare, schiacciare Satana e vogliamo vincere su di lui, dobbiamo essere pieni della forza di Dio. E innanzitutto dobbiamo credere. Il demonio come lo abbatti? Nella fede. Senza fede abbiamo già perso con il diavolo. Svegliati, svegliati fratello, svegliati. Mi ascolti per quello che ti sto dicendo? Ti sto dicendo una cosa fondamentale, importantissima. Il demonio fa di tutto per toglierti, per togliermi, per toglierci la fede, perché senza fede abbiamo già perso. Allora il demonio lavora in tutte le forme, in tutti i modi per toglierti, per togliermi la fede. Quindi la prima cosa per te e per me è credere, non è altro, ma credere, credere, credere nella verità che Dio ci dona attraverso la tradizione, la Sacra Scrittura, attraverso la Chiesa. La prima cosa da fare è credere, ripeto, la tua e la mia salvezza eterna è legata alla fede.
Per questo, cari fratelli, dobbiamo appunto, ripeto ancora una volta, pregare per avere la fede. Dobbiamo vivere la messa bene per essere rafforzati nella fede. Vedete, la messa è Dio che viene in noi e viene in noi innanzitutto per donarci una fede invincibile. Dio viene anzitutto in noi per donarci una fede invincibile. I rosari che diciamo devono servire innanzitutto per rafforzarci nella fede. Le nostre preghiere devono servirci innanzitutto per rafforzarci nella fede. Capite? Rafforzarci nella fede. La fede. Cari fratelli, preghiamo per avere la fede, non una fede dubbiosa, ma una fede certa. Certi dubbi cancellano la fede. Sappiatelo bene, cari fratelli. La fede. In questi tempi soprattutto di confusione, occorre rafforzarsi nella fede. Come facciamo? Pregando. Perché la fede non è un dono degli uomini, perché uno può dire, ma io vedo che gli uomini anche di chiesa in questi tempi non hanno quella forza di fede, eccetera. Va bene, ma la fede non è un dono loro, la fede è un dono di Dio. Anche in tempi di confusione si può avere una fede forte, chiara, certa, una fede chiara fino a un certo punto, perché la chiarezza piena sarà in cielo con la visione. Allora dobbiamo pregare per avere una fede forte. E dobbiamo chiedere anche l'aiuto dei santi, di San Paolo, perché ci ottengano una fede forte. E la fede va vissuta. La fede che salva è la fede viva. E dobbiamo pregare il Signore che la nostra fede sia una fede viva che cresce sempre più ogni giorno. La nostra partecipazione ai sacramenti, alla Santa Messa, ci deve portare ogni giorno a crescere nella fede. Cari fratelli, crescere nella fede ci deve portare ogni giorno a pregare più intensamente per crescere nella fede, per essere sempre più perfettamente convinti della verità delle parole del Signore. Liberaci, Signore, da ogni incredulità. Da ogni debolezza nella fede, donaci una fede sempre più forte. Facci vivere sempre più nella fede. Donaci di crescere ogni giorno nella fede. Cari fratelli, allora vedete, queste scritture di oggi, a livello più fondamentale ci chiamano a credere, eh? Ci chiamano a credere, credere fortemente. Ci chiamano a combattere la buona battaglia contro le potenze che cercano di allontanarci dalla fede. Sappiatelo bene, vedete come la parola di Dio, appunto, ripeto, ci chiama alla fede. Invece la nostra cultura di oggi a che cosa ci chiama? In gran parte oggi noi siamo, cioè le persone di oggi, il mondo non ci chiama alla fede, eh? Il mondo ci porta su altri canali che tante volte sono canali completamente opposti a quelli della fede. La fede ci dice che esistono 10 comandamenti. La cultura di oggi, il mondo, tante volte
Mette da parte questi comandamenti. Invita le persone a vivere nella lussuria. Invita le persone a vivere nei peccati contro natura. Invita le persone a vivere in situazioni di peccato. Invita le persone a compiere atti contro la vita umana. La fede ci dice che dobbiamo pregare incessantemente. Il mondo di oggi non ci dice certamente che dobbiamo pregare incessantemente. La fede ci dice che dobbiamo prendere la via della croce. La fede ci dice che dobbiamo combattere contro le potenze delle tenebre. Il mondo, in tanti casi, nega l'esistenza del diavolo. Chi crede va controcorrente. La parola di Dio ci chiama ad andare controcorrente. Ci chiama a seguire la parola di Dio, ci chiama a ripetere il credo e a vivere ancorati spiritualmente al credo. Ripetiamolo adesso ancora una volta il credo e vi invito, a dire il credo frequentemente come preghiera fondamentale, cari fratelli, e la nostra preghiera fondamentale è il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto le sue morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La fede. Dobbiamo rafforzarla continuamente, cari fratelli, continuamente, continuamente. Ricordo che nella vita di San Paolo della Croce, riguardo alla vita di San Paolo della Croce, ho letto che lui nella prima parte della sua vita spirituale ha avuto tanti dubbi, ha avuto tanti attacchi sulla fede, però li ha superati. E poi a un certo momento ha raggiunto una fede veramente granitica, fortissima. Noi dobbiamo avere questa fede, cari fratelli, e dobbiamo aiutare gli altri a credere. Purtroppo, vedete, oggi ci sono anche tante notizie che aiutano a perdere la fede, in tanti casi, no? Oppure vengono presentate in modo da far perdere la fede alla gente. Per questo, questi tempi bisogna lottare in maniera particolare. Bisogna lottare proprio per avere una fede forte, per aiutare gli altri ad avere una fede forte. Questo è fondamentale, eh? Fondamentale. Dio vuole lavorare in particolare in questi tempi per aiutarci ad avere una fede forte.
E i miracoli che Dio compie, la scrittura ne parla molto dei miracoli. Cari fratelli, noi dobbiamo insistere sui miracoli. Perché? Perché i miracoli sono i segni di Dio. Segni di Dio perché possiamo credere e credere fortemente e possiamo aiutare gli altri a credere. Credere, cari fratelli, credere in maniera forte, in maniera decisa, in maniera convinta, in maniera efficace per aiutare gli altri a credere. E la nostra fede deve, e attraverso la nostra fede, Dio vuole servirsi di noi per realizzare segni, miracoli, prodigi per la conversione del mondo. Vedete, cari fratelli? Quindi è importante, è fondamentale avere una fede forte. E questa fede forte deve essere sempre più forte, perché Dio possa vivere sempre più in noi attraverso la nostra fede, Dio possa vivere in noi, Dio possa agire attraverso di noi e possa quindi portare gli altri ad avere fede. Vedete, cari fratelli, chi è che suscita la fede? In noi è Dio. Chi è che la suscita negli altri? Dio. Noi come facciamo ad aiutare gli altri ad avere fede? E quanta gente in questi tempi non ha fede? Giovani un tempo crescevano nella fede, oggi invece, in tanti casi, i giovani sono atei, sono lontani, hanno una fede debolissima, debole, oppure proprio non hanno fede per nulla. Ma le stesse famiglie nelle quali, diciamo, crescono i giovani sono tante volte famiglie che hanno una fede debolissima. E noi, cari fratelli, siamo in questo mondo. Poi ci sono quelli che fanno parte di altre religioni che lavorano per togliere in tanti casi la fede vera in Cristo, appunto, nei cuori. Poi ci sono gli atei che ugualmente in tanti casi combattono la nostra fede. Vedete, il mondo è formato da tante forze avverse alla nostra fede. E la fede è un tesoro importantissimo. Senza questo tesoro noi ci danniamo. Capite, cari fratelli? Allora dobbiamo lavorare per la nostra fede. Questo è fondamentale, 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 perché, ripeto, tante volte noi pensiamo a tante cose che sono tutte importanti, ma la più fondamentale è la fede. Tante volte pensiamo magari alla purezza, pensiamo alla carità, all'umiltà. Sono importantissime, ma la fede è fondamentale. Senza la fede non c'è castità cristiana, senza la fede non c'è carità cristiana, senza la fede non c'è speranza cristiana. Capite? Com'è fondamentale la fede, la fede, la fede. E noi dobbiamo pregare per avere la fede e per vivere la fede. La castità è vita nella fede. La carità è vita nella fede. L'umiltà è vita nella fede, non fuori della fede. E il problema, ancora, ripeto e sottolineo, è che oggi l'attacco fondamentale è sulla fede. Capite, cari fratelli? Allora noi tante volte rischiamo di preoccuparci di tante cose, mentre l'attacco fondamentale è proprio riguardante la fede. E quando il demonio ti ha dato una bastonata forte alla fede, ti ha fatto crollare il palazzo della vita tua interiore, soprannaturale. Lo stesso, appunto, quando il demonio dà una bastonata alla fede degli altri, perché dando la bastonata alla fede fa crollare insieme ogni forma di castità, umiltà, carità e di vita di preghiera. È terrificante questo, perché la fede porta la preghiera, la incredulità non porta preghiera, ovviamente.
E se io non credo, in particolare non credo alla Trinità, figuriamoci che la posso pregare alla Trinità. Se io non credo che la preghiera mi mette in collegamento veramente con Dio, chiaro che non prego. Allora, ecco, cari fratelli, cominciamo proprio questa santa crociata per la fede, possiamo dire. Cominciamo questo santo combattimento per la fede, per rafforzare la fede. La lettura della Sacra Scrittura ci deve proprio, appunto, far conoscere Dio e ci deve far rafforzare innanzitutto nella fede e ci deve portare a vivere nella fede. Vivere nella fede è appunto vivere nel combattimento spirituale. La fede ci parla del combattimento spirituale. La fede ci fa credere che esiste un combattimento spirituale. La fede ci fa credere che ci sono delle forze invisibili, che sono i demoni, che lavorano per la nostra dannazione, per la nostra incredulità. La fede ci fa capire che il mondo lavora per la nostra incredulità e dobbiamo, appunto, combattere queste potenze con la forza che viene da Dio. La fede ci dice che, attenzione, ci dice un'altra cosa molto importante, che Dio permette queste prove, perché Dio ci ha creato, Dio permette queste prove per la nostra fede, per la nostra vita, permette questo combattimento, ma Dio ci aiuta a vincere questo combattimento. Contro Satana. Gesù è venuto, Gesù ci dona attraverso i sacramenti in particolare la sua forza per vincere contro le tentazioni del diavolo, contro le tentazioni della carne, contro le tentazioni del mondo. Bene, bene. Allora vi invito anche oggi, vi invito per questa messa a pregare perché la nostra fede sia sempre più forte, perché questa virtù che è la fede, che è in certo modo l'inizio della vita divina in noi, con questa virtù sia proprio molto bene radicata nel nostro cuore. La prima cosa da fare, secondo Dio, è la fede. La fede, credere, quindi ribadiamo la nostra fede, moltiplichiamo santamente, sapientemente gli atti di fede. La tua vita spirituale deve essere piena di atti di fede. Deve essere piena di richieste a Dio perché Dio ti doni la fede. E devi pregare incessantemente per avere la fede e per crescere nella fede. Com'è importante questo, cari fratelli? Com'è importante, fondamentale questo? E più la nostra fede è forte, più siamo uniti interiormente, siamo forti, eh? Più la nostra fede è forte, più siamo forti in Dio. Cari fratelli, è importantissimo avere una fede forte. La fede forte ci unifica, la fede forte ci fortifica. Cari fratelli, la fede forte ci fortifica. Dobbiamo stare attenti a tante distrazioni che cercano di indebolirci nella fede, di farci perdere tempo con tante cose perché non preghiamo, perché la nostra fede si rafforza. Capite, cari fratelli, la fede di cui parla anche San Paolo nella prima lettura, dell'importanza della fede. Importanza della fede. Figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. Dalla fede, la fede.
e preghiamo per i nostri pastori perché ci aiutino a crescere nella fede. Preghiamo perché ognuno di noi lavori nella maniera più efficace per rafforzare la sua fede e per aiutare gli altri ad avere fede, fede, fede. Cari fratelli, l'attacco in questi tempi, ripeto ancora una volta, soprattutto è nella fede. Quanta gente è caduta nella trappola del demonio. Ha perso la fede, eh? E perdere la fede tante volte porta a fare peccati colossali, peccati incredibilmente grandi. Perdere la fede significa praticamente in tanti casi distruggere anche le famiglie, quando non si crede più, cari fratelli. Ci si abbandona tante volte a peccati che poi vengono scoperti e causano il crollo delle famiglie. Attenzione, attenzione, attenzione. Signore, aumenta la mia fede. Signore, aiutami a percorrere nella fede la via che conduce al cielo, perché la fede ce lo dice chiaramente. Dobbiamo percorrere un cammino per giungere al cielo. Il nostro fine è la vita eterna. Questo ci dice la fede, cari fratelli. La fede. Scusate, sento proprio, devo dire proprio interiormente, lo Spirito Santo mi fa capire, proprio anche parlando con voi, mi fa capire sempre di più l'importanza della fede. Queste quattro lettere ci parlano di una realtà che è veramente di una sconvolgente importanza. E tante volte, vedete, noi non parliamo della fede, non ci rafforziamo nella fede. Pensiamo di averla, pensiamo, e poi scopriamo che magari il demonio è riuscito ad indebolirla o a togliercela. E invece noi dobbiamo lavorare sempre di più, non soltanto per conservarla, ma per rafforzarla sempre di più. Quindi è importante, cari fratelli, anche leggere i buoni libri che ci aiutano a capire bene cos'è la fede. Che tante volte uno dice: ma io credo, però in realtà la sua non è la vera fede di cui parla il Vangelo. Dobbiamo capire che cos'è innanzitutto la fede. È una virtù infusa, cioè che viene da Dio, non è che me la sono data io o tu. È una virtù che viene da Dio e che noi accogliamo nella preghiera. E i sacramenti ci aiutano a vivere la fede sempre meglio, perché attraverso i sacramenti la Trinità viene in noi, e più la Trinità viene in noi, questo appunto nel mondo, in questo mondo giù, più la nostra fede cresce. Poi dall'altra parte la Trinità, la vita trinitaria ci porterà alla visione, ci farà vedere, ma qui giù dobbiamo credere. Dio ti ha creato perché qui giù tu creda e creda sempre di più. Dio infinitamente onnipotente, di fronte al quale tu sei zero e sei nulla, io sono zero e sono nulla, noi tutti siamo zero e nulla. Questo Dio ti vuole far credere fortemente, ti vuole far credere sempre di più. Quindi puoi credere, non è un fatto che tu non hai. La fede Dio te la vuole donare. Smettila di dire: no, io vorrei avere la fede, ma non ce l'ho. No, la fede è un dono che Dio ti vuole fare. Chiunque tu sia, Dio ti vuole donare la fede. Soprannaturale. La fede è una virtù infusa, un dono soprannaturale che Dio ti vuole fare. Bene, cari fratelli, allora vi invito appunto ancora una volta a pregare per la fede, per la vostra fede, vi invito a vivere sempre più nella fede, la preparazione alla messa, la celebrazione e partecipazione alla messa, quindi la preparazione alla messa, la celebrazione o partecipazione alla messa e il ringraziamento dopo la messa. La fede ci porta a questo. La fede ci fa capire la grandezza della Santa Messa.
La fede ci porta a preparare sempre meglio la messa, la fede ci porta a vivere sempre meglio la messa, la fede ci porta a ringraziare sempre meglio Dio per la messa. E più noi viviamo bene la messa, più la fede diventa perfetta in noi, più siamo forti in Cristo per diffondere la fede, per parlare della fede, per portare le persone a una fede ardente, per vivere la fede e quindi per vivere nella fede vincendo la carne, il diavolo, il mondo. Sottolineo ancora una volta questo combattimento radicale che noi dobbiamo fare per credere. Questo tante volte non l'abbiamo chiaro, eh? Devi combattere una battaglia radicale contro la carne, il demonio, il mondo per essere nella fede, vivere nella fede. C'è questo combattimento radicale, ci sono queste potenze avverse. C'è questo Dio, più reale di tutto, che permette per te, per me, per il mio bene, per il tuo bene, permette questo combattimento, però ci dà la forza, le armi per vincere questo combattimento. E quindi, ecco, la fede ci porta a meditare la parola di Dio. Legge la parola di Dio, la parola di Dio va letta, dobbiamo nutrirci della parola di Dio. Perché nella parola di Dio, poi noi abbiamo, attraverso la parola di Dio, Dio ci chiama alla fede, Dio ci fa capire sempre più che cos'è la fede. Attraverso la parola di Dio, Dio ci dà esempio di persone che hanno vissuto nella fede, adesso sono in paradiso. Bene, ringraziamo il Signore che ci dona di capire tutte queste cose e ci vuole donare una fede sempre più grande. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.